Bentrovati! In diversi precedenti video, ricordando la Targa Florio, ho sempre messo in evidenza come questa corsa automobilistica, la più affascinante del mondo, sia nata e cresciuta qui, a Termini Imerese, che era il quartiere generale della corsa, anche se qualche altro centro vorrebbe accaparrarsi la paternità. Invece esiste un forte legame tra la cittadina di Trabia e la Targa. Sì, è vero che i Lanza di Trabia erano imparentati con i Florio, ma i Lanza, una famiglia di grandi vedute, parteciparono sin dai primi anni con entusiasmo, ingegno e impegno alla organizzazione di questa grande corsa che, diciamolo pure, è rimasta nel DNA di ognuno di noi. Tant'è che il principe Pietro Lanza Branciforte di Trabia, senatore del regno e poi anche ora vi dico che cosa era duca di Camastra, duca di Santa Lucia, duca di Branciforte, marchese di Militello, marchese di Barrafranca, marchese della Ginestra, di Misuraca, conte di Mazzarino, conte di Mussomeli, conte di Racuia, conte di Sommatino, barone di Dorilli, di Rifugio, di Fontana Murata, di Valguarnera, signore di Dammisa e di Santa Maria di Niscemi e di Occhialà. Quanti titoli che aveva questo Pietro Lanza. Quindi Pietro Lanza, che era senatore del regno e più volte sottosegretario, cognato dei Florio, fece parte del primo comitato d'onore della Targa. E con il suo prestigio, il prestigio sociale, il prestigio politico, fece confluire su questa nuova manifestazione motoristica l'adesione di numerose personalità italiane. Pietro Lanza era sposato con la principessa Giulia, figlia dell'armatore, imprenditore, senatore anche lui, Ignazio Florio, e della baronessa Giovanna Dondes Trigona. Giulia, sorella di Ignazio Florio Junior e di Vincenzo Florio, insieme alla cognata Donna Franca Florio, moglie di Ignazio, fu una delle donne più in vista di Palermo durante la Belle Époque. Ebbe 5 figli, Giuseppe, Ignazio, Manfredi, Sofia e Giovanna. Grazie a lei, Villa Trabia a Palermo divenne uno dei più grandi giardini della città. E dopo la tragica morte in guerra dei figli, Ignazio e Manfredi adottò il nipote, Raimondo Lanza di Trabia. E furono loro a creare la leggenda dei Florio, attraverso l'arte, la cultura, con il mecenatismo di Ignazio, finanziatore del Teatro Massimo di Palermo, di Villa Igea e fondatore del giornale L'Ora, assieme a quel grande Vincenzo Florio che inventò una delle gare automobilistiche più celebri al mondo, la Targa Florio, la cui prima edizione si disputò il 6 maggio del 1906. E Giulia fu nominata patronessa della Targa insieme con altre nobildonne palermitane. Collaborò con un innato spirito di iniziativa anche all'organizzazione di altre manifestazioni culturali e mondane parallele alla corsa d'automobili, che, conosciuta sotto il nome di Primavera Siciliana, diedero queste manifestazioni alla Targa Florio una maggiore visibilità. Il castello di Trabia durante i giorni della corsa era la base logistica per gli ospiti di riguardo. Addirittura arrivavano i panfili di diverse famiglie reali ed anche di altre personalità, sia dall'Italia che dall'estero. Venivano fin qui per assistere alla Targa, come la famiglia reale di Grecia, il conte Giulio Masetti, l'armatore Onassis e tanti altri notabili. Anche Giuseppe e Raimondo Lanza presero più volte parte alla corsa, quali piloti, con risultati così così. Nel 1912 Vincenzo Florio, per estendere a tutta la Sicilia l'interesse per l'automobilismo, con evidenti vantaggi ovviamente turistici della gara, aveva pensato di far disputare la Targa non sul classico circuito delle Madonie, ma sulle strade siciliane da Palermo a Messina, da Catania a Siracusa, da Agrigento a Trapani. E fu il primo Giro di Sicilia che si corse in 2 tappe. In quell'anno partecipò pure il
il principe Giuseppe Lanza, che fu protagonista di un grosso incidente con la sua Isotta Fraschini. Era quasi vicino a Siracusa, stava per vincere la prima tappa, quando improvvisamente si immise in una strada piena di buche e di fossi e le sospensioni dell'Isotta, l'unica Isotta Fraschini che c'era in Sicilia, andarono a farsi benedire e la macchina ribaltò. Il principe dovette abbandonare la gara, fu portato pure in ospedale perché l'Isotta Fraschini si ostinò a rimanere capovolta. Sempre in quell'anno, nel 1912, durante il primo Giro di Sicilia, successe a Trabia un incidente che il grande giornalista spagnolo, però ormai che abita a Palermo da tempo, Gonzalo Alvarez García, che sulla targa avversato fiumi di inchiostro, definì un incidente buffo. Il giro passava appunto per Trabia e qui un concorrente, superato l'arco di Porta Palermo, credette di vedere in mezzo alla strada, tra la polvere sollevata dalle auto, un bambino che attraversava improvvisamente quella strada. Per non investirlo, questo pilota sterzò improvvisamente e andò a sbattere violentemente contro lo spigolo del muro della porta. E credendo di avere ucciso il fanciullo, non si fermò per soccorrerlo, ma anzi a tutto gas proseguì verso Messina, dove salì subito sul traghetto per lasciare la Sicilia. I giornalisti allora non vollero mai rivelare il suo nome, perché per il suo indegno gesto non meritava di essere ricordato. A Raimondo Lanza si deve la ripresa della targa nel 1948. Dopo la guerra la targa Florio sembrava destinata a scomparire per sempre. Le strade siciliane erano distrutte dai carri armati e dalle bombe e gli impianti di Cerda erano in rovina. E Raimondo costituì subito a Palermo il Comitato Sportivo Motoristico Siciliano, del quale fu presidente, e riuscì a coinvolgere le autorità, ottenendo che le strade fossero rifatte e gli impianti di Cerda ricostruiti. Solo così la targa poteva rivivere. Vincenzo Florio, a cui niente stava più a cuore che la ripresa della sua manifestazione automobilistica, autorizzò il nipote Raimondo a rimettere in palio la grande corsa. Raimondo Lanza, quale presidente del comitato esecutivo della gara, stabilì che la targa del 1948 e del 1949 venisse disputata sulle strade del Giro di Sicilia, quelle per intenderci del 1912, con lo scopo precipuo di risvegliare l'entusiasmo sportivo dei siciliani ed anche per rianimare il flusso turistico internazionale verso l'isola che la guerra aveva interrotto. Il Giro di Sicilia del 1948, che passò alla storia per la superba organizzazione, per l'agonismo sportivo dimostrato da parte dei 98 concorrenti, fu celebrato dai giornalisti sportivi come la corsa del popolo siciliano, a cui fece ala, lungo i 1.080 chilometri del percorso, un pubblico di centinaia di migliaia di spettatori entusiasti e disciplinati. E quindi, a buon diritto, possiamo dire che la città di Trabia e i Lanza in particolare parteciparono in maniera significativa all'organizzazione della Targa Florio, che ora vive purtroppo solo nei nostri ricordi. Alla prossima!